Grazie Presidente, della vicenda di Piazza Barberini, della metro, se ne è parlato molto sui giornali, ne abbiamo parlato nelle commissioni competenti, ne abbiamo discusso con i negozianti e l'associazione di categoria. Sicuramente c'è un dialogo che è già stato avviato da tempo sulla materia e distinguiamo due aspetti distinti. Uno è la vigilanza, come ha detto il consigliere De Priamo, e sull'aspetto di vigilanza ci sono le commissioni competenti che possono e devono andare a capire quali sono le responsabilità su quello che è avvenuto e c'è anche la Procura sopra, quindi laddove non ci sia il segreto istruttorio, la Commissione Mobilità e, se lo riterrà, anche la Commissione Trasparenza potrà indagare su questa vicenda e capire di chi sono le responsabilità, perché parliamo di un manutentore che è stato estromesso da ATAC. Un manutentore che evidentemente pare abbia delle responsabilità nel caso specifico. Il problema delle manutenzioni delle scale mobili è molto delicato e sicuramente avendo la Procura indagato e sta ancora indagando su questa vicenda, dobbiamo riflettere su tutte le manutenzioni. Io so che ATAC ha già instradato la problematica, scalando ad ulteriori manutentori per tutto, diciamo, l'elenco di manutenzioni che sono necessarie e che da 20 anni attendevano, insomma, di essere riviste. Quindi poi, diciamo, i nodi vengono al pettine all'ultimo momento quando si devono fare le cose per forza e questa amministrazione si sta facendo carico di questa responsabilità. E per quanto riguarda il sostegno al commercio, abbiamo aperto un dialogo con l'associazione di categorie, io stesso ho partecipato ad un incontro con l'assessore Cafarotti per incontrare appunto Confesercenti o Commercio e parlare di quanto si potrà eventualmente valutare se riconoscere agli esercizi commerciali che dovessero aver subito una diminuzione di entrate. Ricordo che ci sono già gli strumenti a disposizione, per quanto riguarda i cantieri stradali, ma non è questa la fattispecie, c'è una delibera di giunta che prevede dei contributi. Per quanto riguarda le problematiche che impattano sul commercio, c'è l'attuale regolamento OSPE-COSAP licenziato a dicembre, al 91 del 2019, che prevede che la giunta possa deliberare delle riduzioni, esenzioni o sostegni alle imprese in crisi sotto varie fattispecie e questa potrebbe essere una di quelle. Quindi noi riteniamo che ci siano tutti gli strumenti per procedere senza una mozione che nulla aggiunge a atti già presenti o iniziative già in corso. Per questo motivo ci asterremo. Grazie.